8 progetti per 8 fotografi, un laboratorio e un maestro. Si chiama Epifanie, la mostra installazione risultato della prima edizione del Laboratorio Irregolare di Antonio Biasucci, che sarà inaugurata al Castel dell'Ovo a partire da martedì 29 aprile fino al prossimo 2 giugno. L'esperienza nasce dall'incontro tra Biasucci e Ilaria Abbineto, Fulvio Ambrosio, Chiara Arturo, Giuliana Calomino, Cristina Cusani, Susi D'Urso, Luigi Grassi e Claudia Mozzillo. Per circa 2 anni, a cadenza bisettimanale nel suo studio napoletano, l'artista ha seguito gratuitamente i ragazzi nel loro percorso artistico, guidandoli nella produzione di un progetto di ricerca personale. Gli 8 giovani hanno assimilato un processo, un criterio, il cui cardine è il confronto serrato con l'uomo fotografo. Biasucci ai nostri microfoni ha spiegato quale tecnica è stata utilizzata dai giovani artisti per comporre Lab. Io ho cercato di divulgare loro un metodo, un rigore, affinché potessero prima di tutto realizzare questi lavori che sono qui presenti alla Sala delle Pregioni, ma anche acquisirli in modo che in futuro avessero appunto dei presupposti per realizzare una buona ricerca fotografica, che è il compito più difficile, perché spesso accade che i giovani hanno delle bellissime idee da realizzare fotograficamente, ma si fermano sempre in superficie, perlomeno spesso accade questo, no? Dal momento in cui non hanno un metodo da rispettare. Abbiamo applicato dei metodi teatrali e li abbiamo applicati alla fotografia. Cosa consisteva? Nel rivedere per un lasso di tempo notevole un'azione teatrale, appunto, abbiamo detto teatro. La fotografia significa rivedere lo stesso soggetto, riconfrontarsi con lo stesso soggetto per un lasso di tempo notevole, affinché il soggetto stesso diventasse quanto più scarno e quanto più vicino a un'anteriorità del fotografo in questione.